e con il progetto l'Europa delle Scienze e della Cultura targato IAI, Iniziativa Adriatico Ionica quindi l'Europa insomma no? l'Europa del, della Regione Adriatico Ionica in una tana friulana in quel di Milano eh, l'Osteria, Sauris e Borca d'Abria siamo a Milano, non per vezza nostro potevamo incontrarci anche in Friuli ma è una così, decisione che parte dal fatto che Veneti e Friulani comunicano poco e male cioè, ce la raccontiamo sempre fra di noi, il che va molto bene naturalmente fin quando si beve, si mangia e si deglutisce, un po' meno quando accanto alla degustazione ci deve essere anche la comunicazione e la promozione del territorio. Abbiamo avuto l'occasione negli ultimi tempi, esattamente da maggio, di cominciare ad assaggiare Mr. Bio, una volta l'incontro che i vari rappresentanti di vino hanno organizzato agli alberoni, vino calciando, c'erano due splendidi, c'era un fanciullo e una fanciulla, meglio la fanciulla, va bene comunque, visto, è un'osservazione del tutto personale, abbiamo ripreso poi la, la, la strada e vi abbiamo rincontrato. Un direttore Massimiliano Francescutto, ci racconti un po' chiedo del tu perché tra gente del vino siamo fatti così, non c'entra niente rispetto ovviamente, non vorrei essere frainteso, ci racconti un po' la storia di Mr. Bio? Grazie. Eh, sì, la storia di Mister Bio. Siamo una realtà produttrice di vino in bottiglia da relativamente poco, perché le prime bottiglie le abbiamo messe in, in cantiere diciamo solamente un paio d'anni fa circa. Però siamo una realtà agricola che esiste da parecchio tempo. Alle spalle della Mister Bio infatti c'è un'azienda agricola che esiste da 40 anni, azienda agricola che ha sempre, fatto, ha sempre coltivato vigneti. Avevamo anche un'attività di costruzione di vigneti per terzi, quindi diciamo da lì ci siamo fatti l'esperienza, nel tempo siamo diventati anche produttori di vino e nel 2018, come dire, folgorati sulla via di Damasco abbiamo deciso di intraprendere una conversione di tutta la nostra azienda ad agricoltura biologica. La nostra azienda oggi conta circa 180 ettari di vigneto, dislocati un po' in tutta la regione Friuli, dalle colline alla pianura diciamo, a due passi dalla laguna fino alle grave del Friuli. E da quando i nostri vigneti, i nostri primi vigneti hanno completato la conversione all'agricoltura biologica abbiamo capito effettivamente le potenzialità di mettere in bottiglia un prodotto che arrivava da questa coltivazione. Da quel momento in avanti abbiamo creato il brand Mr. Bio. Eh, voleva essere un brand nuovo, moderno. La nostra bottiglia, la nostra etichetta diciamo, punta proprio a questo, a essere riconoscibile in, un, in una marea di... Eh, di prodotto vitivinicolo diciamo, che è disponibile in commercio. Volevamo attirare l'attenzione e cercare di comunicare il biologico in una chiave leggermente nuova rispetto al passato. Avendo noi tanti ettari di vigneto era fondamentale cercare di capire effettivamente come potevamo comunicare il biologico senza far paura al cliente finale, perché tante volte è più facile associare al biologico una piccola produzione dove l'agricoltore diciamo, è focalizzato su ogni singola vite perché effettivamente ne ha poche da seguire. Avendone noi tante... Volevamo far capire a tutti che in realtà si può produrre in modo biologico e sostenibile anche attraverso diciamo, l'impiego di attrezzature che ci permettono di seguire tutti i vigneti allo stesso modo. Ecco. Mi intriga molto, l'ho già detto mille volte, l'ho detto anche nel, nel precedente appuntamento, queste bottiglie che, dove funzione d'uso e funzione estetica, funzione, funzione estetica coincidono. Cioè voglio dire, no, la capacità... Di presentare un prodotto esteticamente valido che corrisponde esattamente all'uso dopo che se ne vuole fare, cioè berlo. Si beve e si mangia non solo, eh, non solo diciamo, col palato, ma anche, anche con gli occhi, su questo direi si vede la, una saggia scelta di, di operatività. Cosa hai portato qua oggi? Oggi abbiamo portato due vini che ci rappresentano molto. E innanzitutto il pino grigio ci rappresenta perché? Perché il pino grigio nel nostro territorio è diventato negli anni uno dei principali vitigni, dopo il Prosecco chiaramente, ed è un vitigno che in Italia purtroppo è poco apprezzato e poco conosciuto, infatti, è un vitigno che viene venduto principalmente all'estero. Quello che noi cerchiamo di fare è avvicinare la gente anche in Italia al pino grigio. Io lo dico sempre: come possiamo fare per fare questo? Quando si va in un ristorante o in un'enoteca, cosa posso chiedere? Prova a chiedere un pino grigio. Le sorprese che ci sono dietro al nome pino grigio, in realtà sono sono parecchie. Noi oggi presentiamo un pino grigio in una chiave leggermente rivisitata, nel senso che è leggermente ramato, quindi al colore si presenta leggermente ramato, è un mercato che comprendiamo possa funzionare in Italia e quello che restituisce il bicchiere è estremamente interessante. L'altro grosso progetto che riguarda proprio la Mister Bio, che in realtà forse rappresenta il cuore vero della Mr. Bio è la ribolla gialla. Noi la venifichiamo in tre versioni: abbiamo una ribolla gialla spumante che è quella che presentiamo qui oggi, una ribolla gialla frizzante e una ribolla gialla ferma. La ribolla gialla spumante è forse il vino che ci rappresenta di più. Abbiamo deciso di fare un metodo martinotti lungo, quindi uno scherma lungo. Rimane in autoclave nove mesi, quindi a contatto con i lieviti nove mesi e prima di essere messa in commercio rimane altri sei mesi circa in bottiglia. Questo permette al prodotto diciamo, di avere una consistenza molto più interessante rispetto a uno scherma breve e per noi l'obiettivo era comunicare la Ribolla Gialla che riteniamo essere un vitigno che rappresenta molto bene il Friuli, che si presenta benissimo anche con il nome perché Ribolla Gialla è oggettivamente un bellissimo nome e quello che vogliamo fare è cercare di comunicarlo in giro per il mondo. L'importante, come dicevo di Isabella, che vi ha rappresentato a Valvasone nel corso della degustazione che abbiamo fatto e non eh, cacciarsi in testa come fanno tanti che fanno delle ribolle spumantizzate e schifose, scusami se te lo dico, però il nostro mestiere è anche quello di dire come stanno le cose per mettersi in testa magari di tentare di fare la, la concorrenza al prosecco, che già ha i suoi problemi, meno 10% delle vendite nel DOCG e meno 3-4% su Prosecco Doc. Per cui in momenti come questo bisogna badare a produrre bene in sostanza, senza correre dietro alle fanfaducche degli esperti di marketing con tutte le scappellate che possiamo fare ai cosiddetti esperti qual è la prospettiva che vi date e ti dai come direttore? Ma allora eh, come dicevo prima essendo noi un'azienda nuova in realtà stiamo costruendo un progetto e da tre anni che abbiamo iniziato a costruirlo, da due anni che siamo sul mercato, le prime soddisfazioni le stiamo già raggiungendo, l'obiettivo nei prossimi anni è quello di arrivare a un target di bottiglie che possa rappresentare e non sacrificare la qualità all'interno della bottiglia. Prima si diceva, che no? il, il progetto bottiglia sicuramente attira l'attenzione, se negli anni 80 il contenuto della bottiglia rappresentava il 95% della comunicazione sul vino, oggi sappiamo che il contenuto della bottiglia rappresenta una percentuale molto minore. L'obiettivo nostro è sempre questo. Mantenere la qualità oltre, diciamo, la, la parte di comunicazione legata al packaging. L'obiettivo nostro come azienda potrebbe essere quello di fare qualche milione di bottiglie, ma non è quello che vogliamo fare. Vogliamo limitarci a alcune centinaia di migliaia di bottiglie, per, ripeto, mantenere quella qualità all'interno del prodotto. L'obiettivo lo stiamo cercando di raggiungere attraverso. Diciamo, la crescita della nostra rete commerciale Italia e attraverso la crescita della rete commerciale estero. Ci rendiamo conto che il prodotto biologico in Italia è ancora poco percepito rispetto al resto del mondo, siamo forse più indietro rispetto ad altri stati, soprattutto del centro-nord Europa, nella propria comprensione di cosa vuol dire fare un prodotto biologico. Noi ci crediamo molto e siamo convinti che ci arriveremo anche in Italia a questa sensibilità. Salve a tutti, sono Chiara Bassi. Nella vita faccio la scrittrice no-gastronomica e ho anche una testata giornalistica che si chiama Sommelier Suite. E... Sì, io mi occupo di didattica per aspiranti sommelier e di parlare di tutte cose che possono interessare un sommelier ma a 360 gradi, anche l'arte piuttosto che l'architettura riferita alle cantine eh, perché si possono trovare degli argomenti diciamo, correlati anche nel mondo della, della storia dell'arte, basti pensare a tutti i quadri e tutte le opere fin dai graffiti in cui il cibo ha avuto una, un ruolo da protagonista. Per rispondere alla domanda di cosa penso del mondo del giornalismo, io non volevo diventare giornalista e ho invertito la rotta dopo che ho fatto un master perché mi hanno fatto capire che in realtà non è che perché c'è qualcuno che diciamo non è conforme agli standard che uno ha nella testa che poi si può precludere o fare di tutta l'erba un fascio. Però in generale penso che il mondo del giornalismo oggi sia fortemente provato da quello che... Che è stato l'avvento del digitale, dove di fatto c'è stato una, un grossissimo problema che ha fatto sì che le persone si siano abituate ad avere le cose gratuite. E la gratuità è diventato di fatto un qualcosa che tutti, a, a cui tutti aspirano, cioè è sul web, deve essere gratis. Questo ha portato eh, una malgestione da parte del, de, di chi stava a monte, ovvero degli editori, che eh, invece di mettere subito uno stop a quello che era questo problema, cosa hanno fatto? Hanno di fatto abbassato quello che erano le retribuzioni dei giornalisti eh, a fronte di poter sostenere l'aspettativa la, di avere tutto gratis e di poter pagare, mantenere o addirittura guadagnare eh, attraverso il pubblicitario che non poteva essere una soluzione perché a farlo diventare una soluzione faceva sì che eh, i, le testate soprattutto quelle online diventassero totalmente invase dalle, dalle pubblicità al punto che i lettori stessi sono penalizzati nella fruizione dei contenuti. E contenuti che sono stati abbassati tantissimo di qualità, parliamo da, da dei comunicati stampa pubblicati così come sono senza neanche verificare le informazioni, parliamo di contenuti fatti tirati via e tutto quanto, ma, ma eh, io non ce l'ho col giornalista poverino che se lo pagano 5-10 euro al pezzo non può dedicarci più di un tanto tempo ma per, da, dal sistema che ha generato tutto questo. Quindi io, io, questo era il motivo per cui in origine non volevo diventare giornalista, associato anche al fatto del grossissimo problema politico che c'è dietro a tutto quello che è il mondo dell'ordine oggi, dove in base a chi conosci, chi sei, che hai più o meno possibilità di andare incontro a sanzioni disciplinari. Detto questo, detto questo penso che però non, si debba comunque guardare al giornalismo come un lavoro stupendo e se, penso che con l'impegno di tutti, a partire appunto da, da, dagli ordini dei vari paesi, delle varie regioni e dei singoli giornalisti, degli editori, di tutti quelli che fanno questo ruolo, per riportare l'informazione come un'informazione di qualità partendo dal fatto che bisogna educare le persone. Persone, non dare più le per scontato le cose gratuite e con questo vi saluto Buongiorno, io mi chiamo Grazia Garlando, sono giornalista iscritta da oltre 30 anni e tra i vari, tra i vari argomenti di cui mi occupo c'è appunto quello che amo di più e che è il giornalismo di viaggi, di turismo e io aggiungo anche di food perché oramai il turismo è imprescindibile dal food come il food è imprescindibile dal turismo perché adesso giornalismo di viaggio vuol dire raccontare un territorio. Ed è proprio qui che rispondo alla domanda diretta, cioè giustamente lui dice che chiunque va a fare un viaggio e poi scrive. Non è così perché ehm, io dico sempre, non salviamo vite umane, non scriviamo di massimi sistemi, però bisogna saper scrivere anche di quello, perché appunto a, a raccontare l'elenco dei monumenti di Roma sono capaci tutti, oppure dei, dei borghi che sono anche più piccoli sono capaci ancora di più. Ecco. Eh, è diverso raccontare un territorio. Innanzitutto perché eh, appunto fortunatamente è la tendenza che sta esplodendo negli ultimi anni, non interessa più l'elenco dei monumenti che tutti si vanno a vedere sulle guide tranquillamente, ma è il territorio e ehm, per raccontare un territorio bisogna innanzitutto andarlo a vivere. Quindi anche qui a volte arrivano comunicati stampa eh, dove si chiede di raccontare cosa racconti che non hai visto, devi vederlo, devi viverlo, non puoi basarti sul comunicato. Perché un territorio adesso è fatto di, di turismo, è fatto di food, è fatto anche di wellness. Per esempio, io faccio sempre un esempio di un, un posto qualunque dove c'è un prodotto tipico. Allora. Eh si vede il posto, si assaggia il prodotto tipico, spesso volentieri il prodotto tipico viene usato anche ad esempio nel wellness per fare dei trattamenti spa a base di questo prodotto, in genere agrumi, piuttosto che fiori, qualunque cosa quindi questo è il mod, ah, naturalmente i vini <ride> li, 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 li inserisco nel, nel food, ma insomma sono un altro mondo a parte, quindi il giornalismo di viaggi adesso è questo, raccontare un territorio raccontare un territorio, raccontare le esperienze, non dire soltanto cosa sei Visto, ma le emozioni, le sensazioni, eh, a fianco alla piazza del Duomo, dovunque sia, c'è anche l'angoletto sconosciuto che però fa provare qualcosa, emana delle vibrazioni più tutte le esperienze. Adesso il giornalismo di viaggi è un'esperienza ed è per questo che appunto per carità non, non lo possono fare tutti nel senso che come qualunque mestiere eh, bisogna saperlo fare, devi avercelo dentro sicuramente, questo non ci piove, però bisogna anche saperlo fare, eh, è un mestiere e se fatto bene è veramente la ricchezza dell'Italia perché l'Italia se fosse veramente egregiamente amministrata potrebbe vivere di turismo, di food e di vini e non ci servirebbe altro. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Sara Missaglia, sono una giornalista dell'Ordine Nazionale, sono una scrittrice e sono soprattutto una wine educator e organizzo eventi per la promozione eh, della cultura del vino. Allora, prendo così eh, un po' a chiosa degli interventi di Chiara e di Grazia per dire che il tema, in ottica di comunicazione del vino, che è la parte di cui mi occupo in maniera diciamo come attività core eh, del mio lavoro, è legato, ma si estende anche naturalmente, al food e eh, a quello che riguarda più in genere il neoturismo è fortemente legato a un tema di contenuti, cioè quello di cui abbiamo parlato è un tema touch, cioè in un mondo dove tutto è diventato molto digital, a cominciare da Instagram, a cominciare da TikTok, eh, insomma, poi per quello che riguarda ancora Facebook eh, piuttosto che anche al social di LinkedIn, eh, che è un network professionale, ma che ogni tanto si sta avvicinando anche a un sistema un po' Instagram per intenderci, dove il contenuto visual. Prevale e prevarica il contenuto invece della parola scritta e anche della parola parlata. In realtà, qui sul terreno di gioco, la differenza la faranno i contenuti, contenuti che sono nella, in quello che scriviamo, in quello che raccontiamo, in quello che mangiamo, perché i contenuti sono anche l'autenticità la di una materia prima di alto livello che è come quella che abbiamo degustato. Quindi, eh, come dire, l'attenzione ai contenuti. Dobbiamo, come dire, un terreno minato riguarda un un tema che è eh, ormai comune contaminante, eh, e contaminante, ha un effetto domino che può diventare pericoloso, cioè un deficit di attenzione. Perché purtroppo oggi i lettori abituati a un sistema social dove eh, life is now ed è tutto subito, il tema è legato proprio a un deficit di attenzione. Quindi contenuti, contenuti che siano però sempre più orientati a uno storytelling eh, a 360 gradi, quindi vino attraverso il territorio, attraverso l'arte, attraverso i, i rapporti e le sinergie con il food, attraverso la musica, attraverso la geografia. Non esiste un vino che non sia un autoritratto. Del territorio. Noi oggi parliamo di terroir come di ambiente pedoclimatico quando raccontiamo i vini, quindi di clima e di suolo, eh, ma dobbiamo iniziare a parlare di terroir sociale, di uomini e donne che ogni giorno responsabilmente fanno il mestiere di vignaioli. Ecco, abbiamo bisogno di raccontare il territorio a 360 gradi, sfruttando tutti i canali, sfruttando tutte le occasioni touch, quindi va bene TikTok, va bene Instagram, vanno bene i podcast. Un altro tema molto molto di grandissima attualità, ma non dimentichiamoci che Alessio dalla barba poco fa diceva pedalare, ecco il tema di entrare, di essere protagonisti nella zona del territorio per conoscere, per essere a nostra volta contaminati nella nostra attività, anche dal punto di vista lessicale. Abbiamo bisogno di cogliere gli stimoli, le suggestioni che ci arrivano dal territorio delle persone. Grazie.